Amici in visione, eccoci qua col comandante del vapore, come si dice a Genova, cioè col direttore d'orchestra, con Massimo Zanetti, che ringraziamo di essere venuto a trovare dopo le prove, quindi ha trovato la pazienza di venire qui su, che voi non lo sapete, ma si salgono un sacco di scale, noi siamo in una soffitta. Allora maestro, intanto le prove sono a un buon... la prima è dopodomani, quindi si è fatta un'idea di questo allestimento, le piace? Ma direi di sì, ma lo sono fatta dal primo momento, ho veramente apprezzato tantissimo questo lavoro che Giorgio Gaglione sta facendo, assieme a tutti i suoi collaboratori naturalmente, e, è chiaro che è un uomo di teatro con uno spessore davvero importantissimo, e tutta questa conoscenza ed amore per il teatro lo sta trasmettendo innanzitutto a tutti noi, ma naturalmente anche ai ragazzi, anche giovani, perché abbiamo Secondo Cast dove ci sono davvero ragazzi molto giovani. C'è una violetta coetanea del personaggio scoperto stamattina, no? E quindi non è semplice, perché venendo appunto dal mondo prettamente teatrale ha un'attenzione maniacale, certo, giustamente, per la recitazione. Il teatro, cioè, se no facciamo i concerti. Melo è dramma, c'è anche il dramma, giustamente, uno tende sempre. No, è davvero una presenza importantissima, e secondo me questo allestimento è bellissimo, sia dal punto di vista drammaturgico che dal punto di vista anche estetico. Visivo, abbiamo spiato qualcosa, ecco. Diciamo, non è tradizionale, no, però per è onirico, molto, è un intanto, sogno comunque in rispettosissimo di quelle che sono di quella che è la drammaturgia musicale, e noi sappiamo e questo che purtroppo è fondamentale, questo è fondamentale, perché troppe non volte accade, si vedono, non accade sempre, purtroppo invece c'è un grandissimo rispetto, e poi quello che io ho colto è questo andare davvero a sottolineare quelli che sono i punti chiave di quest'opera, quelle che sono le tinte fondamentali di quest'opera, e quindi lo spettrale, l'algido, tutto questo, tutto quello che non è definito con un calore, diciamo, particolare, certo, ma che fa parte anche di questa, anche della stessa malattia, no? La tisi, no? che fa spaziare, si incombe fin dall'inizio, poi, che fa spaziare da momenti di grandissimo come si dice, entusiasmo, no? Anche esagerato, a momenti di assoluto terrore, e quindi il finale atroce, poi voglio dire, lui ha colto davvero tutte queste sfumature che sono naturalmente nel libretto, sono nel testo, sono nel testo appunto scritto, nelle parole, e sono nella musica. Certo. Però ci vuole una recitazione che naturalmente che deve spiegare il tutto, e ripeto, dal punto di vista estetico, tutta questa atmosfera secondo me è molto chiara dall'inizio. Fra l'altro, maestro, il Verdi della Traviata è effettivamente un Verdi atipico, nel senso che c'è questo inizio, un preludio che sembra più Mahler che Verdi, no? C'è questo inizio che veramente che mette già la musica in discesa, in flashback tutta la vicenda, perché chiaramente con è successo qualcosa, certo, lo risentiremo poi all'inizio del terzo atto quando ritorniamo al presente. Con una riduzione di organico che anticiperà quello che è Lohengrin, sarà, certo, e non seguirà. Lohengrin verrà una ventina d'anni dopo, ecco, sì. Quindi di conseguenza è una cosa molto bella che lei appunto sta sottolineando, è piena di raffinatezze sotto questo punto di vista, e il problema è proprio quello, fare questa partitura che naturalmente è strasuonata, quante volte si suona Traviata, sì, quante, diciamo che il pubblico la conosce, ma io scherzo sempre, dico Britten uno qualche cosa l'arrangia, però Verdi sempre, io trovo la difficoltà davvero su queste opere, sulle opere cosiddette popolari, no? Perché comunque c'è tantissimo da lavorare, c'è tantissimo da scavare. Eseguire bene Traviata è un'impresa veramente, sì, sono molto famose, ma il rischio è sempre facile farle male, anche perché poi uno le ha nella testa, le ha, cioè anche i colori che sono scritti, è un'opera, io l'affronto dal punto di vista cameristico, perché comunque questo mi permette di sottolineare tutte quelle cose di cui dicevamo prima, sì, sono lì, è un Verdi di sfumature ben chiare, davvero è un'operazione antelitterana da parte di Verdi. Sicuramente c'è stato un tornare un po' indietro nelle opere che seguirono Traviata, come sappiamo, e poi sulla base di quell'esperimento
il salto definitivo. C'è il gran finale, che se pensiamo le quattro finali di Verdi, però rimaniamo. Traviata davvero ha segnato, anche soltanto dal punto di vista drammaturgico, ha segnato un punto di svolta. Più di Rigoletto, più di Trovatore, perché erano temi epoche, epici, i temi qui invece erano epoche comunque veramente distanti. Qui siamo in un'epoca contemporanea, allora, certo, malgrado la censura gli impose di retrodatarla, ma lui se questo ne impipò bellamente, diciamo. Però voglio dire, quando era capitato che appunto si mettesse in musica un testo che era stato scritto soltanto 5 anni prima, sì, era 48, un instant opera, e lui l'ha visto a teatro nel 52, quindi un anno prima poi di farla, quindi di conseguenza è quello che succederebbe oggi magari musicando una di queste serie televisive. Esatto, è come se fosse una cosa che uno prende adesso. Sì, poi esatto, la censura gli disse di farlo nel 700, ma musicalmente è tutto in tre quarti, quindi più contemporaneo di così proprio la musica è quella del come del poteva secolo, no? Come poteva diversamente descrivere quello che è appunto la borghesia, no? Questo certo, ambiente della borghesia, non solo questo, ma il tempo di tre quarti, il tempo di valzer, è piena di valzer, naturalmente ha questa sospensione, no? Tra il secondo e il terzo movimento, che si adatta perfettamente alla sospensione di questo. Sì, alla vicenda psicologica. Esatto, perché è un'opera che continuamente passa da grandissimi riprese di totale a delle zoomate improvvise, a dei frozen, a delle fotogrammi in primo piano, degli stop. È bello che arriva anche in momenti, non so, pensiamo ad esempio a Casa di Flora, il secondo atto. Su quel vortice di musica che abbiamo, poi improvvisamente si isola, si ferma, sì, tutto, certo, e si estranea questo pensiero, che poi è un pensiero, una specie di cinema prima del cinema. Ma l'ha inventato veramente una... Io, beh, non a caso insomma Visconti ci ha pensato su, certo, no? Ma poi insomma stiamo parlando Visconti, Zeffirelli. Fra l'altro l'inizio della versione di Zeffirelli era proprio il flashback a stanno sbaraccando la casa di Violetta. Giorgio ha questo tipo di visione, naturalmente, perché anche questa, però il tutto, come abbiamo detto prima, trasportato in una dimensione davvero spettrale, una dimensione non umana, non più umana. Infatti abbiamo questo tipo di visioni dall'inizio, è un punto di vista davvero molto accattivante, molto, molto interessante, e facile secondo me, perché ci immette immediatamente in tutta quella che è la temperie. A questo dramma. Punto non vediamo l'ora di vederla, manca poco, mancano in questo momento. Sì, domani abbiamo la generale, quindi infatti. Intanto io la ringrazio ancora di essere venuto qui da noi a raccontarci un po' di opera. La prego di sottoporsi a questa piccola cerimonia che è la firma della locandina. Dove le hanno lasciato spazio, ma lei la metta su addirittura, anche sulla, lì, su, anche lì per banco. Voglio coprire questa parte. E allora la mettiamo sulla, sul sofà. Piacere. Ecco fatto, per Marco il piacere è stato assolutamente grazie. Nostro, la ringraziamo, grazie, e speriamo di rivederla prossimamente, è stata la prima volta che grazie sarà un futuro, arrivederci, in bocca al lupo.